Quello è il nostro nemico, ragazzi. Quella è la nostra taglia. 3, 2, 1, spariamo. Oh mio Dio, che kill! Il boss Sky colpisce ancora. Mamma mia, ragazzi. Ragazzi, bentornati in questo video di Fortnite. Oggi siamo qua per andare a fare una challenge davvero incredibile. Ci andremo a friggere il boss Sky allo squalo, ragazzi. Infatti Sky è la nuova skin della crew di Fortnite e l'andremo ad utilizzare per fingerci il nuovo boss Sky allo squalo. Sarà una challenge incredibile. Mi raccomando, forza con i pollicioni in su, ragazzi. Condividete il video con i vostri amici e lasciate un bel commento qui sotto se queste challenge vi stanno piacendo. Buttiamoci in partita, non perdiamo tempo. Il viaggio sul bus della battaglia sarà abbastanza lungo. Dobbiamo infatti arrivare fino allo squalo, il vecchio posto dove era situato il boss Sky. Fatemi sapere qua sotto nei commenti in quanti se lo ricordano e in quanti soprattutto hanno giocato quella stagione e quante volte siete andati allo squalo per prendere lo scar mitico del boss Sky, che era una roba pazzesca. Fatemi sapere anzi se rivolete questi boss sulla mappa, perché non so se lo sapete, ma nello scorso aggiornamento hanno aggiornato le loro carte mitiche, quindi forse vedremo qualcosa in gioco, non lo so, lo scopriremo più avanti. Intanto ci saremo noi qui a fingerci Sky al suo vecchio luogo. Buttiamoci direttamente allo squalo e andiamo a divertirci. Beh, in realtà ci servirà anche qualche arma, però vabbè, speriamo di trovare qualcosa, raga. Allora, vedo già qualche nemico nei pressi di Castello Corallo, quindi potrebbe arrivare qualcuno e noi dobbiamo farci trovare pronti. Dobbiamo cercare subito qualche bella arma da avere. Ok, direi che questa va più che bene. Se riuscissimo a trovare uno scar sarebbe ancora meglio, dato che era l'arma mitica del boss Sky che appunto trovavamo in questo cavolo. Ragazzi, trovavamo nella zona nello squalo qui, insomma, che adesso poverina è tutta distrutta. Secondo me comunque qualcosa succederà, perché Fortnite non può abbandonare così i boss, i luoghi dei vecchi boss, soprattutto lo squalo, la grotta e un sacco di altri posti, ragazzi. Secondo me non può abbandonarli, dai. Comunque, per quanto riguarda fingerci il boss, appunto dovremmo trovare uno scar per essere più realistici. Purtroppo non ce l'abbiamo per adesso, direi che va bene un bel fucile d'assalto. Tra l'altro sento il rumore di una cassa, ragazzi. Se mi dà uno scar potrei impazzire, vi giuro. E no, invece ci ha dato un po'. Vabbè, dai, meglio di niente, meglio di niente. Dobbiamo rimanere nei pressi dello squalo, ragazzi. Infatti questo è il luogo dove si trovava il boss Sky nella stagione 2 del capitolo 2. E un po' di tempo fa abbiamo fatto un video davvero particolare su questo luogo, in cui abbiamo sentito il fantasma di Sky piangere. Non so adesso se c'è ancora, però veniva da questa zona, ragazzi. E siccome io potrei avere leggermente paura, ragazzi, direi che proprio che me ne vado via, rimango qua sopra lo squalo. Comunque siamo allo squalo. Fatemi sapere se voi la scorsa season avete sentito il pianto sia di Miauscolo sia di Sky. Per adesso niente scar, ragazzi, non ce lo vuole dare il gioco. Va bene, noi ci fingeremo comunque il boss qui allo squalo, se non fosse che sta arrivando la safe. Tra un po' dovremmo scappare via e andare a cercare di vincere la partita. Sarebbe stato molto bello se qualche nemico sarebbe venuto qua, però a quanto pare per adesso non c'è traccia di nemici. Però c'è una cassa qui sotto, quindi direi di aprircela e magari trovare uno scar. Niente da fare, raga, trovare uno scar a quanto pare è impossibile. Nemici, dove siete? Che Sky è tornata. Sky è tornata con la sua arma mitica, che è un fucile d'assalto bianco. Ma cioè, vabbè, siamo in tempi di pandemia, c'è un po' di crisi, insomma. Dallo scar mitico siamo passati a un fucile d'assalto bianco. Ci sta. Ovviamente, ragazzuoli, lasciate un pollice in su in questo esatto momento. Purtroppo non troviamo nemici, quindi direi di fare un'altra partita e cercare di nemici, cercare qualcuno che venga qua a, non lo so, a curiosare per lo squalo. Oh, intanto lì giù vedo un collega boss, anzi forse NPC, non mi ricordo. Però sì, c'è Chimera, ragazzi, lì giù. Un salutone, Chimera. Salve, un salutone, come va Chimera? Tutto bene lì dalla sua zona? Conosce Sky e il suo squalo? Mi sa di no, quindi merita di morire. Come mi ha preso da così lontano, raga, quel coso? Come mi ha fatto tutto quel danno? Mi ha fatto tipo un botto di danno. Ma che è l'aimbot, raga? Ma alle hack? Alle hack non muore più, raga, vita infinita. Ma che sto vedendo? Ma non muore, raga. Ma quanta... Oh, ce l'abbiamo fatta. Ma quanta vita aveva quel coso? Ai ai ai, mi sa che i nemici qui non verranno purtroppo per questa partita. Direi di iniziarne subito un'altra ed aspettare qualche nemico che venga a farci visita. Questa volta il bus della battaglia era molto più vicino, il che significa che qualche nemico in più potrebbe pure esserci a farci compagnia. Vedremo, speriamo bene.
Niente da fare, raga, ma è impossibile, non ci atterra un nemico qui. Ma dai, ma com'è cioè nessuno viene allo squalo, ma da quando è che nessuno viene più allo squalo, ragazzi? Cioè, sono completamente da solo, ho tutto il loot per me, adesso ci atterro ogni partita così mi prendo tutto il loot da solo. Dai, io ci credo ancora nel trovare uno scar e credo ancora alla presenza dei nemici. Ci spero fino alla fine, ragazzi, ve lo dico. Bene, ragazzi, direi che fingerci un boss senza nemici sia un po' inutile. Non credete? È per questo che andremo via. Andremo via dallo squalo, ragazzi. Il boss Sky abbandonerà ufficialmente il suo squalo per andare alla ricerca di nemici. Abbiamo anche una jump, direi di usarla. Scherzavo, non la usiamo perché ho finito i materiali. Piuttosto ci prendiamo una bella barca e arriviamo in safe, che voglio far fuori qualche nemico. E da bravi boss abbiamo attivato anche una taglia, in modo da sapere dove si trova più o meno il nemico. E è molto vicino, è molto vicino a noi. Andiamoci subito, ragazzi, e speriamo di farlo fuori in un batter d'occhio. Ok, ci siamo avvicinati molto, ragazzi. Ci siamo avvicinati molto. Potrebbe essere qui. Da un momento all'altro lo potremmo iniziare già a vedere, raga, ve lo dico. Eccolo qui. Eccolo qui. Quello è il nostro nemico, ragazzi. Quella è la nostra taglia. 3, 2, 1, spariamo. Oh mio Dio, che kill! Il boss Sky colpisce ancora. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, ma questa è da fargli un saluto a questo nemico e fargli anche il loser. Ma gli ho fatto un 262 incredibile. Non pensavo di prenderlo mai nella vita, raga. Mamma mia, che kill abbiamo fatto. Sì, io ve l'ho detto che questo era il potere del boss Sky, ragazzi. Voi non mi credevate, io ve l'ho detto, E ovviamente anche il potere del codice Lollopollo. Perché sì, vi ricordo che se utilizzate il codice Lollopollo, oltre a supportarmi al massimo, vincerete anche tutte le partite. Ok, adesso che ho fatto la prima kill, non voglio fermarmi di certo qua. Voglio farne almeno altre 5. Qua c'è un nemico pronto ad uccidere, sono però... niente, raga, niente. Quello non posso ucciderlo, sento sparita di qua. Raga, sarà molto difficile, ve lo dico. Ok, proviamo a fare un altro headshot pazzesco. Raga, se mi riesce voglio un euro. Voglio un euro se mi riesce, ve lo dico. Ok, sembra essere sceso, raga, sembra essere sceso. È molto vicino, ragazzi, è molto vicino. 110, preso! Dov'è il mio euro? Dov'è il mio euro subito adesso, in questo esatto momento? No, ho usato la jump, non ci credo. Dov'è andato, raga? Dove è andato? No, raga, non ci credo. Eccone un altro di nemico. No, però adesso non abbiamo materiali e questo non l'abbiamo neanche danneggiato, raga. Ma a noi non ci serve perché siamo troppo forti. No, se n'è andato anche lui. Ma dai, ma scappano tutti. Oh, in volo. Raga, ma questa è la partita del boss Sky davvero. Facciamogli il loser. Facciamogli il loser assolutamente, raga. Cioè, davvero, lo abbiamo killato in un modo assurdo, raga. Stiamo facendo delle robe impressionanti in questa partita. Ma non ci voglio credere. Oh mio Dio, no, fermo. Ah, ma è dietro. Era dietro, raga, era dietro. Ma non ci voglio credere, era dietro di me. Oh, il nemico sta arrivando, ragazzi. Ha molta più vita di me, probabilmente. Oh, abbiamo fatto fuori anche lui. Aveva un P90 assurdo. Aveva un sacco di armi, raga. Ma che cosa sto vedendo? Ma che partita è? Mamma mia, ragazzi, facciamoci questo medikit e andiamo a vincere questa partita. Posso dire wow, ragazzi, il tattico blu non me lo aspettavo così forte. Mamma mia, se ci stiamo divertendo e se abbiamo fatto un sacco di kill bellissime fingendoci il boss Sky. Laggiù c'è un altro nemico, spariamo. Non l'abbiamo preso, vabbè, sarebbe stato troppo assurdo, raga. Pushiamolo perché siamo belli carichi di vincere, raga. Pushiamo anche lui. Oh mio Dio, è qua, qua davanti. È qua davanti, raga, 32, ok. Oh, vabbè, questo era un piccolo bot, raga. Che dirvi, raga, 4 kill fingendoci il boss Sky. Si vede che lo squalo ci ha portato molta fortuna, ragazzi. Direi davvero impressionante questa situazione, raga. Fatemi sapere se avete mai fatto delle cecchinate così e vi siete mai gasati per delle kill così tanto. E ovviamente, ripetiamolo, è molto merito della skin e del boss Sky, che ci sta dando tutto il potere, raga. Ci sta guardando dalla stagione 2 del capitolo 2 e ci sta dicendo, vai, pollo, ce la vuoi fare. Qua ci hanno lasciato il camioncino solo per noi, ragazzi. Direi di farci assolutamente tutto il camioncino. Ci prendiamo tutto lo scudo e andiamo a cecchinare quel tizio là sopra. Dov'è? Ok, ce ne sono due, raga. Adesso iniziare a camminare. Noi 3, 2, 1, spariamo. E non lo prendiamo per pochissimo. No, dobbiamo avvicinarci, raga. Dobbiamo avvicinarci. Andiamoci con una jump. Andiamoci con una jump assolutamente. Eccolo qua che costruisce. Oh cacchio, questa volta siamo messi male, Ho finito anche i materiali, raga. Ho finito i materiali, non... No, questa non ci voleva, raga. Questa non ci voleva assolutamente. Adesso che facciamo, raga, senza materiali? Ok, abbiamo fatto un bel 32, raga. Spariamo! Yes!
Yes, un'altra kill. Un'altra kill e anche lo Scar. Lo Scar di Sky, raga, ce l'abbiamo. Abbiamo l'arma di Sky, finalmente, finalmente. Adesso curiamoci, medikit, shield, shieldone. Chi più ne metta. Ho fatto un'altra kill clamorosa, raga. Io non so giocare a Fortnite, ma non so come sto facendo tutte queste kill incredibili. Vi so solo dire che per adesso questa è la partita perfetta, raga. Non ho mai giocato una partita migliore di questa, fingendomi un boss e facendo una challenge. Guardate quanto loot, raga. Sono full di tutto. Possibile che ho sentito un nemico lì, raga? Non lo so. Siamo rimasti in 18, dobbiamo stare molto molto attenti. Oh mio Dio, sta arrivando. C'è tanta gente, raga, qua c'è tanta gente. Fidatevi, ho visto il colpo lì. Quindi c'è qualcuno dietro questa collina. Andiamo a farlo fuori, raga, assolutamente. Ma dov'è? Ah, ok, è qua, raga. Molto facile come kill, sembrerebbe. Dai, dimmi che sei ferma. Si ferma di nuovo, raga, prende un headshot incredibile. Ok, si stanno fightando in due, in realtà. Sono due, raga, sono due. Il tizio sta costruendo. Raga, se si ferma rido. Noi ci guardiamo la situazione da di qua, raga. Proviamo a sparargli. Gli ha atterrato in testa con l'UFO, raga. Stanno combattendo in un modo assurdo. Chi è morto? Mi sa che è sopravvissuto lui ed è abbastanza forte, raga. Lo sto ammirando da tipo tutta la partita. Vorrei solo che si fermasse un attimo per cecchinarlo e togliere un bel 110. Mai farsi scudini così se ce l'ho l'opolo in agguato con il suo cecchino pazzo. Ragazzi, io ve lo dico, L'avremmo potuto prendere in testa? Probabilmente sì, lo abbiamo fatto? Direi di no. Adesso però andiamo con il nostro pompa, raga, a fargli male. Gli andiamo a fare davvero male. È qua, ragazzi. Dobbiamo fargli male con lo Scar. Perfetto, 35, molto molto buono. 52. Vabbè, raga, vabbè, ma che cosa sto vedendo? Questa è la partita mia. Questa è ufficialmente la partita di Lollo Pollo, raga, ma che sto vedendo? Prendiamoci anche la navicella spaziale. Prendiamo la nave. Non me la fa prendere, raga, non me la fa prendere. C'è un nemico. Iniziamo a coprirci. È molto più forte di noi, raga. Sto provando a salire in altezza, raga, ma non so se ce la farò. Siamo saliti, in realtà. È qua sotto. Potremmo fargli molto male, raga, ve lo dico. È sotto di noi. È qui sotto, raga. È caduto. Ok, è caduto, raga. Vorrei solo capire dove è caduto. Lì, è lì sotto. È lì sotto, l'ho visto, raga. L'ho visto. È lì, raga, è lì. Ok? Eccolo, spariamo. È distrutto anche lui. Mamma mia, raga, 7 kill. Abbiamo la vittoria in pugno, letteralmente. Siamo troppo forti in questa partita, ve lo dico. Sono troppo concentrato e non vorrei assolutamente perdere, raga. Giochiamocela bene, raga, giochiamocela bene. Mancano solamente 5 persone. La safe è qui davanti. Ci sta andando tutto bene, raga. Ci sta andando tutto fin troppo bene. L'unica cosa che non voglio fare è morire a caso, raga, vi giuro. Sarebbe la cosa che mi distruggerebbe di più. Ecco il nemico. Dimmi che va a prendere l'airdrop. Yes, va a prendere l'airdrop. Gli abbiamo sparato in due, perfetto. 23, dai, diamogli fastidio. L'importante è quello. Si stanno fightando in due, raga. Arrivo ad immischiarmi anch'io. Mi vado ad immischiare, raga. Mi vado assolutamente ad immischiare. Ok, un nemico è volato via, raga. Un nemico è volato via verso lì. Noi saliamo sulla montagna, almeno abbiamo l'altezza. Abbiamo l'high ground su di tutti, raga. Ok. Qui c'è qualche pazzerello che ha lasciato il Grabitron, che sinceramente non serve a nulla in questo momento. Eccolo qua il nemico. Va, quasi preso, raga. Mi spara un altro da sinistra. Questa non è una delle cose migliori che volevo. Prendiamolo. No, niente, raga, è difficilissimo, ve lo giuro. Proviamo la cecchinata di nuovo. 3, 2, 1. Per poco. 110. Ma che cecchinata era questa? Ma che cecchinata era, raga? Di scatto così, di profusione. Mamma mia, di precisione. Ok, abbiamo un sacco di cure, un sacco di vita, un sacco di shieldoni, un sacco di armi e munizioni. Non possiamo sbagliare questa partita, raga, ve lo dico. Ecco, mi sta arrivando un razzo in testa. Facciamoci dalla finestra, ragazzi, aspettiamo che apre. Perché se apre bene e pensa che io stia sopra, raga, gli faccio un headshot incredibile a questo. Ce l'ho sotto il mirino, praticamente. Se sparo e muore. Ve l'ho detto, ragazzi, se sparo muore. Ho sparato e il tizio è morto. Dai, GG, ci sta, raga. Ma quanto siamo forti. Siamo rimasti contro una sola persona, raga. Un solo nemico contro Lollo Pollo. Vincere con una cecchinata sarebbe epico. 1v1. Siamo arrivati in finale. Abbiamo fatto 30. Possiamo fare 31. Possiamo vincere. 27. Mi spara un razzo, ma a noi non ci interessa. Non ci interessa, razzo, non ci interessa. È anche fuori safe, mi sa. Sta continuando a costruire, è in difficoltà, raga, è in difficoltà, è in grandissima difficoltà. Dov'è? È lì dentro. Raga, è lì dentro. Si sta facendo le cure, mi sa. Mi ha sparato un coso.
Non lo voglio quel coso. Arriva, raga, arriva, arriva. L'unica cosa positiva, raga, è che non devo... Ok, 35. Molto buono, raga, qua. In finale di partita qualsiasi danno è buono. Abbiamo l'altezza, abbiamo il vantaggio. Oh, no, ho finito i materiali, raga. E questo chi l'aveva visto? Il fatto che ho finito i materiali, raga, chi l'aveva visto? Qualcuno di voi se n'era accorto, per caso? Beh, perché io no, raga. E adesso? Dove ci rimettiamo le mani, raga? Oh mio Dio. Devo fare il miracolo, ragazzi. No! 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 Non ci credo, raga. Rimanere senza materiali all'ultimo è stato bruttissimo. Che dirvi? È stato un video assurdo, una partita ancora più assurda. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video, una nuovissima live. Grazie mille a tutti per aver partecipato, ragazzi. Un salutone a tutti. Ciao ciao.